Posso fare una domanda? Il prossimo governo cosa dovrà fare con il reddito di cittadinanza? Lo deve modificare. Lo deve modificare perché com'è non va bene. Il reddito di cittadinanza. Vabbè. Quindi per lei non toglierlo? No, no, toglierlo no, c'è gente che ha bisogno e quindi d'accordo. Però bisogna che chi è in condizione di andare a lavorare deve andare a lavorare e se lo deve trovare il lavoro, perché non è il lavoro che trova a noi, ma noi dobbiamo andare a trovare il lavoro, come ho fatto io 70 anni fa. Ed è giusto secondo lei che le persone vengano impiegate per la pulizia delle strade, ad esempio, coloro che sono i percettori del reddito? Sì, è giusto, sì, favorevole. Debbono lavorare, qualunque lavoro ma lo debbono fare, qualunque lavoro ma lo debbono fare. Il prossimo governo, ovvero la coalizione che vincerà le elezioni, dovrà mantenere secondo lei il reddito di cittadinanza? Certamente lo dovrebbe mantenere perché c'è gente che va a fare la spesa proprio con il reddito di cittadinanza. C'è qualcuno che non lo dovrebbe avere, però... Ci sono delle modifiche secondo lei da apportare? Modifiche, dare il lavoro a chi ha il reddito di cittadinanza, se lo rifiuta glielo tolgono, punto e basta. Ma questo come in tutte le nazioni. Ma questo sud, questo mezzogiorno d'Italia, con il lavoro, cosa deve fare con i giovani che partono e poi qui non vi tornano più? Perché qui non c'è niente, non c'è lavoro, il problema è questo. Come fai a togliere il reddito di cittadinanza? Verrà una rivoluzione, specialmente con... queste, come si dice, con il gas che aumenta e tutte le spese che aumentano. No. Ha notato anche... Io lavoro comunque, io lavoro, quindi non sto parlando per... Ma anche nei bar, nella ristorazione, nelle pizzerie i prezzi sono aumentati? Sì, sono aumentati molto, molto, ma proprio parecchio. Anche è una cosa, non lo so come si va a finire. Sarebbe da mantenere, però rispettare la regola per cui è stata fatta, cioè rispettare tutto. Quindi non toglierlo, non abolirlo? No, sinceramente no. Va bene. Per me no. Il prossimo governo dovrà mantenere il reddito di cittadinanza? Mantenere. Sempre, sempre, sempre. Si mantiene? Dovrebbe. E dovrebbe. Lei? Modificarlo però dovrebbe mantenere. Modificarlo forse sì, però il reddito di cittadinanza ha aiutato parecchie famiglie, quindi perché lo devono togliere insomma? Noi chiunque vincerà mantenere il reddito? Ma sì, sì, sicuramente, solo quelle di sinistra lo vogliono sicuramente, quelle di destra non so se lo mantengono poi. Comunque è bene che si tenga ancora. Il prossimo governo dovrà mantenere il reddito di cittadinanza? Penso proprio di no. Dopo tutti gli scandali che ci sono stati ancora... Persistere significa proprio comprarsi il voto, ecco. Chi vince le elezioni? Come? Chi vince le elezioni? Ma penso al centrodestra, anche se è difficile. Reddito di cittadinanza, cosa dovrà fare il nuovo governo? Il nuovo governo dovrà rinnovare il reddito di cittadinanza perché la situazione ormai volge verso il peggio e credo con molta probabilità che ci sia un'altra volta il governo Draghi che prenderà naturalmente le redini di questo paese che pare che sia il più bello del mondo. Chi vincerà le elezioni? Questa è una domanda molto molto impegnativa, poi diciamo le urne daranno il risultato, io non posso esprimermi attualmente. E come si impiegano le persone nel reddito di cittadinanza, ovvero i volontari che poi devono restituire un bene alla collettività, lei è a favore sì o no? Ma io sono a favore del reddito di cittadinanza per quelle persone che praticamente dovranno onorarlo e quindi questi diciamo beni che lei dice dovrebbero sussistere diciamo. E bisogna mantenerlo e metterli a lavorare, creare degli organismi tali da poter diciamo convogliare le persone, specialmente qui a Crotone. Questi 700 euro, 1000 che prendono, devono cercare di guadagnarseli, si devono guadagnare questi soldi, perché se tu gli dai i soldi regalati alle persone non nascono artisti, non nascono
filosofi, non nasce nessuno, perché il bisogno aguzza l'ingegno. Se l'ingegno non viene stimolato per mancanza di qualche cosa, restiamo senza Totò, i Totò, restiamo senza Beethoven, restiamo senza grandi della... E quindi bisogna farli lavorare, se no cacciarlo, non mi prendo questa responsabilità di cacciarlo, perché c'è gente che rasenta la fame. È ora che i patrizi della politica si mettono l'anima in pace, che il popolo non è più, il popolo si sta svegliando e praticamente bisogna che si adeguano, diciamo, alla popolazione, vedere tutti i caratteri, tutti i bisogni dei vari settori e cercare di potenziare quelle che sono le strutture, affinché queste strutture non permettono ai vari clan, sia di colletti bianchi sia manovali, di organizzare truffe e di organizzare rapine e di organizzare peculati e di organizzare tutte quelle cose che fanno male alla popolazione.